Nei giorni scorsi, nella casa del Grande Fratello, Luca Calvani si è avvicinato molto ad Elena Prestes cercando di consigliarla al meglio sulla sua sofferenza interiore e sul suo rapporto con Lorenzo, spolverato a tal punto da prendere le sue difese e schierarsi dalla sua parte durante lo scontro con Shayla Gatta. Ma non solo. Anche nel corso della puntata di lunedì sera, puntata abbastanza complessa per la modella brasiliana, l'attore toscano è intervenuto in favore di Elena scagliandosi contro l'amica Jessica Morlacchi, tutte insieme a mormorare in continuazione e questa da sola. Lei ha detto quelle cose a Shayla perché le ha rovesciato una montagna di cacca addosso prima. Lei, Jessica, NDR, è un continuo che va in giro facendo la gelosa con me. A me sembra il teatro dell'assurdo. Non mettiamoci qui a fare i seri e a fare quelli, lei è squilibrata. Perché a me sembra tutta una gran bella commedia. Grande Fratello, la rivelazione di Luca Calvani. Questo suo prendere la parte della coinquilina e scontrarsi con lei hanno infastidito Jessica Morlacchi che, subito dopo la diretta, ha deciso di affrontare Luca rivelando: io tremavo come una foglia su quel divano, non ti sei mai avvicinato, non mi hai mai detto una parola, non sei mai venuto, però a lei l'assistente sociale lo fai? Io sono un'amica tua. Ma l'attore toscano è rimasto fermo sulla sua posizione ribadendo quello che pensa: tu stai dicendo cose che non hanno senso. Tuttavia, sul finire del confronto tra i due GFini, Luca Calvani si è lasciato andare ad una rivelazione inedita riguardo al suo schieramento in favore di Elena Prestes. Secondo le sue parole, sarebbe stato Alfonso a dirgli di schierarsi. Me l'ha detto Alfonso, signorini, NDR, di schierarmi. Precisiamo che al momento non c'è nulla di confermato o smentito. Qui di sopra sono state riportate frasi dette da Luca Calvani a Jessica Morlacchi durante un loro confronto, ma non c'è la prova concreta che sia stato Alfonso Signorini a dirgli una cosa di questo tipo.